Tango. Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV 24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Padova. Iniziamo subito con la prima pagina che ci parla dei nuovi contagi da Covid-19 nella nostra regione. Sono infatti 21.207 i nuovi contagiati da Covid-19 in Veneto, 33 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati dal bollettino della regione. Un dato in leggera diminuzione rispetto al picco registrato ieri e che porta il totale dei contagiati in Veneto a 934.263. Una leggera crescita è stata anche registrata per quanto riguarda i pazienti ricoverati in area non critica e che ad oggi sono 1.802, mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 203. Mentre piovono messaggi di solidarietà per il professor Palù, sembra essere partita da Bologna la lettera anonima di minacce di matrice Novax, contenente dei proiettili calibro 22 e ricevuta dalla biologa Antonella Viola nei giorni scorsi. La busta infatti porta il timbro del centro di smistamento postale Felsinio e come riportato dal Corriere del Veneto. E mentre le indagini proseguono, la professoressa Viola si trova sotto scorta e la misura proseguirà fino a quando la prefettura di Padova sarà sicura della sua incolumità. In arrivo un nuovo DPCM da martedì 1 febbraio 2022. Il Green Pass base servirà anche per andare dal tabaccaio, in quanto queste attività sono entrate a far parte dell'elenco degli esercizi non essenziali. Si potrà invece entrare liberamente nei negozi di alimentari, di articoli per animali, in farmacia o acquistare i giornali in edicola. È questo quanto previsto dal nuovo DPCM che firmerà il Premier Mario Draghi e che elencherà anche tutte le attività esentate dal fornire il certificato verde di base. La questione tabaccai rimane comunque un tavolo aperto e ancora caldo, visto che la questione interessa ben oltre 11 milioni di italiani. Intanto, da domani 20 gennaio, per accedere ai servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri ed estetisti, si dovrà mostrare di essere in possesso di Green Pass o di tampone. Continuano i lavori di riqualificazione urbana per dare un nuovo volto alla città di Padova. Sono infatti 175.000 euro i fondi investiti per ripristinare la pavimentazione e il solaio sottostante di piazza Gasparotto. Con questo nuovo intervento prosegue così il piano di riqualificazione di uno dei luoghi di Padova che per molto tempo era diventato sinonimo di degrado. Ma ora ascoltiamo le parole del vice sindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Michalizzi e dell'assessore al sociale Marta Annalin nelle interviste di Giulia Tasca. Quello che manca a questa piazza è che sia viva, che sia vissuta, e quindi l'ideale sarebbe che fossero spazi occupati tutto il giorno, quindi noi come servizi sociali li occupiamo la gran parte della giornata, i circoli la sera, il co-working anche di giorno e anche di sera dovrebbero essere progetti e servizi che consentono il movimento su questa piazza di persone giovani ma anche di persone anziane. Comoda, si arriva con tutti i mezzi di trasporto vicino alla stazione in centro, dovrebbe essere davvero utilizzato da tutti. Un grande impegno che continua su questa parte di città è la parte che va dalla stazione al centro storico, un luogo importante con attività e residenze e anche luoghi importanti della città su cui c'è bisogno di continuare, come dire, a difendere elementi di qualità e di vivibilità per poter fare in modo che i padovani stiano bene in questi luoghi bellissimi. Pensiamo solo ai Giardini dell'Arena, come sono tornati un luogo della città, ma anche Piazza De Gasperi qui di fianco. Piazza Gasparotto è un tema più difficile perché è più nascosta, ma anche qui è da diversi anni, insieme a residenti, attività lavorative che ci sono, stiamo passo passo mettendo a segno come dire, un risultato alla volta che sta cambiando anche, come dire, l'aspetto di questo luogo, e quindi l'illuminazione nuova alcuni anni fa, l'arredo urbano che è arrivato, e oggi anche abbiamo eliminato questo muro che divideva la piazza, creando una separazione anche che
determinava anche dei nascondigli per bivacchi e attività che non andavano bene, aprono tra l'altro l'accesso ai servizi del comune, un'altra presenza che abbiamo portato qui. Questi erano edifici vuoti e quindi contribuivano a creare un ambiente più isolato, più abbandonato. Oggi sono attività che l'amministrazione comunale fa anche col pubblico, con persone che vengono, quindi danno un contributo alla piazza. Abbiamo aperto questo passaggio, 270.000 euro di intervento che hanno determinato un nuovo accesso per gli uffici del comune, ma sono andati anche a risolvere problemi della pavimentazione, che è stata rifatta in parte, perché questo è il solaio dei parcheggi che ci sono sotto, quindi abbiamo difeso anche un servizio importante che è utilizzato dai cittadini, del parcheggio qui sotto, che è una zona dove parcheggio ce n'è sempre bisogno. Andremo avanti così, passo passo, in modo concreto, ad affrontare questione per questione e difendere anche questa zona, perché torni ad essere un luogo importante per Padova, così come sta avvenendo sui Giardini dell'Arena, su Piazza De Gasperi e tra poco anche su Piazza Mazzini. Tanti nuovi progetti per la città di Padova e nel frattempo sono in arrivo le nuove telecamere per la ZTL della città e che permetteranno di leggere i dati in maniera più precisa, ma rimanendo posizionate negli stessi luoghi e negli stessi orari. Un investimento tecnologico per migliorare ulteriormente la città di Padova. Il Comune di Padova ha attivato un nuovo servizio che consente di ottenere da parte del cittadino informazioni telefoniche in tempo reale sulle misure di limitazione del traffico per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, valido nel territorio comunale dall'1 ottobre al 30 aprile ed associate ai livelli di allerta PM10, verde, arancio e rosso. Gaia, questo è il nome dell'assistente virtuale, risponde al numero 049 8204 747 tutti i giorni 24 ore su 24. Il servizio è basato sull'intelligenza artificiale e grazie ad una sofisticata tecnologia che permette a Gaia di interagire con l'utenza e rispondere ai principali quesiti riguardanti le limitazioni, le deroghe e i livelli di allerta, permetterà a questo servizio impostato per rispondere sulle limitazioni del traffico di procedere al lavoro per implementare il servizio in modo che possa essere utile anche per le informazioni sulle altre misure di limitazione, come ad esempio sulle caldaie o sulle stufe a legna. Dal 23 gennaio a maggio 2022 saranno 5 le domeniche ecologiche organizzate dall'assessorato all'ambiente del Comune di Padova. Il provvedimento, che chiude al traffico l'area perimetrata delle mura cinquecentesche, si basa su un'approvazione della giunta regionale in attuazione del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Le misure sono state condivise con i comuni capoluogo del Veneto e con i comuni limitrofi che fanno parte dell'agglomerato di Padova per favorirne l'applicazione uniforme. Il blocco del traffico sarà per tutte le categorie di veicoli nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi di trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car sharing e i mezzi di primo soccorso. Nelle strade chiuse al traffico potranno invece circolare le biciclette, le auto elettriche e i monopattini. Contestualmente alla chiusura al traffico nell'area del centro storico, in 3 delle 5 domeniche ecologiche, ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi in città all'insegna della sostenibilità e dell'aria pulita. Nelle giornate di domenica 20 febbraio, 20 marzo e 24 aprile 2022, piazze e parchi cittadini saranno animati infatti da attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento sulle tematiche ambientali per adulti e bambini. Costi record per le imprese padovane, che nel 2022 arriveranno a spendere 674 milioni di euro a causa del caro energia. Una situazione sempre più pesante e da qui l'accorato appello che arriva da Filippo Segato dell'Appe in merito alle difficoltà dei pubblici esercizi. Infatti il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica a gennaio 2022 è di circa 4 volte il livello di un anno prima, mentre i prezzi del gas naturale non
sono meno fuori controllo, risultando essere 6 volte maggiori rispetto a un anno fa. Le aziende chiedono così un aiuto concreto per continuare la loro attività e poter partecipare in maniera attiva alla gestione dei rischi energetico-climatici. I pubblici esercizi sono allo stremo. Dopo 2 anni di pandemia continuano purtroppo le difficoltà da parte dei titolari, dei locali, dei ristoranti, dei bar, delle pizzerie, delle pasticcerie, dovuti in questo periodo soprattutto alla mancanza di clientela e l'aumento spropositato dei costi di gestione, materie prime, costo delle fonti energetiche, energia elettrica e gas, e clientela appunto che un po' perché in isolamento, un po' perché in quarantena, un po' perché sfiduciata dai continui flussi di informazione negativa che arrivano dai mezzi di comunicazione non frequentano i locali. Per questo abbiamo lanciato un appello a tutte le forze politiche istituzionali a livello locale, regionale e nazionale affinché si mettano a disposizione degli esercenti prevedendo ulteriori ristori e cassa integrazione, rinnovo della cassa integrazione per i dipendenti che altrimenti si troverebbero senza lavoro e di conseguenza senza retribuzione. Un appello che lanciamo accoratamente a tutti i nostri rappresentanti politici e istituzionali perché salvino un settore che è il fiore all'occhiello dell'economia turistica della nostra regione e della nostra provincia, che spesso viene portato in palmo di mano come baluardo della tradizione, della tipicità e delle capacità imprenditoriali, ma che oggi come non mai viene lasciato a se stesso in balia di eventi che sono incontrollabili da parte degli imprenditori. Siamo veramente allo stremo, non riusciamo più a continuare a gestire attività in perdita e consideriamo che tra qualche mese dovremo cominciare a tornare a pagare i finanziamenti che erano stati messi in moratoria, i costi esorbitanti di tasse, imposte, bollette e quindi le imprese rischiano seriamente di dover chiudere e così perdersi non soltanto le attività imprenditoriali ma anche migliaia di posti di lavoro che alle stesse sono collegati. Rimaniamo ora sempre sul tema economico, dove a Padova l'inflazione ha raggiunto livelli record con dei seri rischi per la tenuta del sistema, nella denuncia del presidente di Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin. Infatti sul tema carovita, elettricità e combustibili in un anno segnalano una crescita del +14,7% e dove anche i trasporti viaggiano anch'essi con doppia cifra, registrando un +10,6%. A preoccupare seriamente le categorie del commercio, del turismo e dei servizi è infatti proprio la crescita dell'inflazione che lascia presagire un futuro poco roseo. E come confermato dalla lettura dei dati del report del settore programmazione, controllo e statistica dell'ufficio prezzi del comune di Padova. L'inflazione e la recrudescenza dell'emergenza pandemica rappresentano infatti un mix pericoloso per l'economia non solo del territorio. E da qui la richiesta di un intervento da parte del governo per ovviare a questa pesante situazione. Call Center 3 è il nome dell'indagine partita nel 2015 da parte della polizia francese che ha portato alla luce una rete gestita da una banda organizzata che da diversi anni, anche nel territorio italiano e nello specifico a Modena, permetteva di gestire a livello logistico e commerciale una vera e propria tratta di esseri umani. La squadra mobile della Questura di Modena ha così dato esecuzione a diverse perquisizioni delegate dalla DDA di Bologna nelle province di Modena, Rimini, Ferrara, Brescia, Bergamo e Rovigo, in collaborazione con le squadre mobili locali ed in esecuzione di un ordine di indagine europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Lione, riguardante così diversi cittadini dell'Est Europa facenti parte di un'organizzazione che si sarebbe occupata del reclutamento, della gestione dello sfruttamento della prostituzione di giovani donne operanti in diverse città in territorio francese, tra cui Lille, Lione, Montpellier, Orléans, Rémy e Le Mans. In circa 2 anni di indagini sono state così individuate ben 170 ragazze e donne di origine slava destinate a prostituzione. 4 uomini e 3 donne di nazionalità russa, ucraina e moldava sono stati così individuati per diversi reati, fra cui la tratta di esseri umani in banda organizzata.
Numeri molto positivi arrivano invece dal comparto vitivinicolo, e dove a registrare una crescita del 6% sull'anno precedente è proprio la filiera produttiva del Pinot Grigio del Triveneto, per un totale di vino imbottigliato di quasi 2,4 milioni di ettolitri. La DOC delle Venezie ha infatti chiuso il 2021 con un più 5,11% di imbottigliato, con un trend di circa 12 milioni di bottiglie in più rispetto al 2020 e con un totale di quasi 229 milioni di contrassegni distribuiti da Triveneta Certificazioni. Ancora ombre sulla morte dei due fidanzati Michele e Valentina, trovati senza vita in un'abitazione del centro storico di Padova. E così la procura, nonostante la pista del doppio suicidio sia la più accreditata, ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio. E per questo non si escludono neanche i problemi economici dei due, che li avrebbero portati a contrarre diversi debiti che non riuscivano più a ripagare. I due corpi erano stati trovati lunedì 17 gennaio in via San Giovanni di Verdà a Padova. Sul caso sono in atto ulteriori rilievi e nei prossimi giorni avranno luogo le perizie autoptiche. Presso il Museo della Terza Armata è stata presentata in data odierna l'opera di restauro dei volumi miniati del maestro miniatore Nestore Leoni. L'importante opera di restauro rappresenta infatti un rilevante contributo alla salvaguardia di così preziose testimonianze di arte grafica e pittorica. L'intervento, finanziato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali per la cifra di 15.000 euro, consegna così a ritrovato splendore le miniature dell'artista Leoni, e che si rifanno alla Prima Guerra Mondiale, ma il metodo utilizzato per la realizzazione affonda le sue radici nel Medioevo. Vediamo. Opere come queste, i due grandi volumi di Nestore Miniati, di Nestore Leoni, entrano proprio nel cuore della civiltà e della storia della Grande Guerra. Come soprintendenza siamo da più di un decennio molto attenti a questi patrimoni particolari, perché il nostro codice dei beni culturali e del paesaggio ha una riserva particolare con degli articoli specifici che sono dedicati proprio al patrimonio storico e artistico della Grande Guerra. Poi qui al Museo della Terza Armata, che negli anni è progressivamente cresciuto, no? nel cuore della città, in un palazzo molto particolare per la storia cittadina e non solo, c'è una collaborazione tradizionale che è partita dalla catalogazione più di 15 anni fa, catalogazione del patrimonio fotografico, restauro di altri beni, taccuini, volumi come questi. Ne abbiamo in cantiere un ulteriore, quindi a breve ci rivedremo ancora. Quindi diciamo che è una permanenza, una vicinanza, che è una responsabilità specifica da un lato, ma assolutamente nella convinzione che l'originalità di questo patrimonio sia assolutamente da diffondere quanto più possibile. Si tratta di due capolavori restaurati grazie alla soprintendenza, a cui siamo veramente molto grati, che ci riportano alla memoria, qualora ce ne fosse bisogno, le vicende belliche della Prima Guerra Mondiale. E qui ci troviamo proprio nel Museo della Terza Armata di Padova, che è custode proprio delle memorie della Terza Armata, l'invita Terza Armata, Emanuele Filiberto e Duca d'Aosta, che appunto è colma di cimeli che ci riportano appunto alle vicende narrate in questi due volumi. Quindi per questo credo che questa sia la sede migliore, come lo è anche Padova, perché Padova durante la Prima Guerra Mondiale è stata veramente coinvolta, specialmente dopo l'arretramento del fronte di Caporetto, quando qui fu insediato il Comando Supremo. Attimi di terrore per il conducente della Fiat 500 che martedì 18 gennaio alle ore 21:30 in via Val San Zibio a Calzignano Terme è finito con l'auto nel canale. L'uomo ha infatti perso il controllo del mezzo, finendo in acqua. Grazie all'intervento delle squadre dei pompieri arrivate da Abano Terme e da Padova, l'uomo è stato così messo in salvo con l'impiego di un autogru e di un carro attrezzi. Il conducente non ha riportato ferite e le operazioni sono terminate intorno alla mezzanotte.
Il dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto dall'Agenzia delle Accise, Dogane, Monopoli e dalla Guardia di Finanza presso il porto di Trieste ha consentito di intercettare nei giorni scorsi ben 30 tonnellate di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla Malawi e destinati nel territorio nazionale, in totale evasione dell'accisa. Grazie alla consolidata esperienza maturata attraverso molteplici sequestri analoghi effettuati presso il porto Giuliano negli ultimi periodi, i finanzieri e i funzionari della EDMA hanno immediatamente riscontrato anomalie nell'ingente partita di tabacco sfuso introdotto temporaneamente presso un magazzino del punto franco di Trieste. Si è proceduto così al sequestro penale di circa 31.500 kg lordi di tabacco illecitamente dichiarato quale prodotto grezzo che, se fosse stato immesso in consumo sul libero mercato, avrebbe originato un danno erariale superiore ai 5 milioni di euro, costituito quindi dai dazi dall'IVA e dell'accisa non corrisposti. I due soggetti coinvolti, residenti in Turchia, ritenuti responsabili in quanto dirigenti e azionisti di riferimento dell'operatore economico mittente, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di tentato contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito un provvedimento emesso dal GIP presso il locale tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica di Vicenza, sottoponendo a sequestro preventivo beni per un valore complessivo di oltre 940.000 euro nei confronti di una società già operante nel settore della progettazione e della costruzione di macchine automatiche e del suo legale rappresentante pro tempore. L'azienda avrebbe infatti omesso il versamento di ritenute dovute per un valore di oltre 950.000 euro. Con l'esecuzione della predetta misura cautelare reale, infatti, sono stati assicurati alle casse dell'erario i proventi di una rilevante evasione fiscale riconducibile per lo più alle ritenute mensilmente trattenute dalla società all'atto dell'erogazione degli stipendi e dei compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti e ai lavoratori autonomi. Nello specifico sono stati sottoposti a sequestro disponibilità finanziarie presenti su numero 12 rapporti finanziari, quota parte di numero 1 fabbricato di civile abitazione e quote societarie riducibili ad un 61enne residente nel Vicentino e alla società dello stesso legalmente rappresentata fino al raggiungimento dell'importo da sequestrare stabilito dal giudice per le indagini preliminari. È stata smantellata in queste ore una rete di malavitosi dedita al traffico di migranti nel Mediterraneo. Coinvolte nel sodalizio criminale anche due persone residenti a Fossalta di Piave. La Polizia Economico-Finanziaria, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rovigo, coordinate dal sostituto procuratore Andrea Bigiarini della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobiliari, autoveicoli e quote sociali per un valore di 2.145.000 euro. Il provvedimento è stato emanato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Rovigo nei confronti di una società di capitali a responsabilità limitata polesana e operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti a uso autotrazione e riscaldamento, la quale ha consapevolmente annotato in contabilità e fatto confluire nelle proprie dichiarazioni fiscali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per un periodo 2017-2019 elementi passivi fittizi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e così emesse da entità societarie, cartiere e o filtro, con sedi sparse all'interno del territorio nazionale tra Milano, Roma, Napoli e la provincia di Verona, molte delle quali già sottoposte a indagini da altri reparti del corpo. Complessivamente sono stati così 9 i soggetti segnalati alla locale Procura della Repubblica per emissione e utilizzo delle false fatture. La fatturazione false accertate sono risultate essere pari a circa 10 milioni di euro, a cui corrisponde una IVA indebitamente detratta pari a oltre 2 milioni di euro.
Fiora all'occhiello della provincia di Padova, i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare occupano un'ampia area fuori al centro abitato di Legnaro, al confine con il comune di Ponte San Nicolò. Sono circa 250 le persone, 145 di staff che accedono ai laboratori, a una media annuale di 700 utenti esterni. Fondati nel 1961 come centro di ricerche nucleari per il Veneto, nel 1968 diventano il secondo laboratorio nazionale dell'INPS e oggi sono un punto di riferimento per la ricerca in campo internazionale. Lo sviluppo e la realizzazione di acceleratori e rilevatori di particelle rendono i laboratori nazionali di Legnaro un centro di ricerca di eccellenza nel campo della fisica nucleare di bassa energia, nonché per gli sviluppi di alta tecnologia. A far visita ai laboratori oggi il presidente della provincia, Fabio Bui. Vediamo. Al centro della ricerca fisica applicata all'ambiente, applicata alle tecnologie, applicata alla medicina. Qui si respira Europa, qui si respira mondo. Il mondo però con una grande apertura al territorio, alle scuole. Ecco, questa è un'eccellenza, un orgoglio padovano e dell'Italia nel mondo. Nel pomeriggio di oggi, prima di lasciare l'incarico di prefetto di Treviso, la dottoressa Maria Rosaria Laganà ha reso visita al comando provinciale della Guardia di Finanza. Presso la sede di Piazza delle Istituzioni, l'autorità è stata accolta dal comando provinciale Francesco De Giacomo, che ha ripercorso le più significative azioni di servizio condotte nel perseguire la legalità in tutte le sue declinazioni. E anche ha ricordato il significativo contributo costantemente fornito a tutela della sicurezza pubblica in piena sinergia con le altre forze dell'ordine. Le ha quindi rivolto un augurio di proficuo lavoro nel nuovo prestigioso incarico di prefetto di Brescia, auspicando che possa cogliere ulteriori successi al servizio delle istituzioni e del Paese. Concludiamo il nostro TG con il nostro direttore Massimo Righetto, che ha raggiunto il consigliere regionale Elisa Venturini per discutere di alcuni temi che riguardano il nuovo piano faunistico in discussione in regione e il tema spinoso della chiusura delle emittenti locali venete escluse per il proseguo per un vizio del regolamento ministeriale. Abbiamo raggiunto il consigliere regionale Elisa Venturini di Forza Italia, che saluto subito perché l'abbiamo rubata del tempo che sta dedicando ovviamente a quello che è il piano per la caccia, e il piano insomma importante che si sta discutendo in queste ore in regione. Ben ritrovata, consigliere. Grazie, grazie mille per l'invito. Allora, velocemente, la chiamavo per due ragioni. Innanzitutto, come sta andando questo piano? Siamo alle ultime battute, immagino. Sì, allora, questa è la seconda giornata che in Consiglio regionale dedichiamo allo studio, all'approfondimento e all'approvazione del piano faunistico venatorio. Quindi non è solo, diciamo, il piano della caccia che dà delle regole per esercitare la cosiddetta arte venatoria, ma insomma pone anche delle regole, se vogliamo, e dà delle indicazioni da un punto di vista ambientale anche per l'individuazione delle aree dove magari la caccia non viene praticata, dove si danno delle regole per garantire l'habitat, perché poi anche noi dobbiamo preservare l'ambiente in cui viviamo, e quindi questo piano ha questa finalità. E tra l'altro l'ultima volta che si era andati in Consiglio regionale per approvarlo è stato nel 2007, e quindi è un appuntamento questo importante che si tiene dopo un po' di anni. E torniamo a un po' a parlare, prima di salutarla, sulla questione delle televisioni locali. Qualche giorno fa è apparso sui giornali una sua dichiarazione, una presa di posizione a favore delle piccole e medie emittenti che sono state escluse perché il 15 marzo dovranno spegnere l'interruttore e per decreto queste emittenti chiuderanno la loro attività, un'attività che comunque fino al 15 di marzo risulta essere sana, ma per decreto verranno spente. Lei che ne pensa? È proprio questa la questione da sottoporre all'attenzione, sulla quale sensibilizzare il pubblico e soprattutto le istituzioni che sulla questione devono intervenire per cercare di risolverla. Noi abbiamo delle realtà economiche, le emittenti locali, che sono sane, che funzionano, che pagano i loro collaboratori, che rappresentano comunque il nostro territorio, danno voce al nostro territorio.
devono assolutamente avere la possibilità di poter esercitare anche da un punto di vista imprenditoriale. Per fare questo bisogna garantire le condizioni. Allora, penso che da questo territorio possano arrivare a Roma quelle che sono le istanze e le pressioni affinché vengano riconosciute maggiori frequenze, che venga data l'opportunità anche di sostenere costi d'affitto inferiori della capacità trasmissiva e poi che vengano anche considerati un po' di più nella, nella distribuzione di quelli che sono i fondi che di solito vengono destinati alle emittenti radio-televisive. È un altro argomento molto, molto difficile, quello del DPR 146. Io mi auguro davvero che si possa fare, questa è una corsa veramente ad ostacoli e abbiamo anche dei tempi molto, molto stretti, dopodiché l'interruttore verrà definitivamente spento a marzo. Mi auguro davvero che il Ministero dello Sviluppo, che ricordo è capitaniato proprio dalla Lega, lo ricordiamo, la Lega che con Giorgetti guida questo ministero e con un sottosegretario del PD che ha la delega, e quindi stiamo parlando di partiti che sono al governo, in qualche maniera diano davvero un aiuto a questi emittenti, perché ricordo che il fenomeno non è soltanto nel Veneto ma è esteso in tutta Italia e purtroppo le emittenti che stanno per chiudere sono davvero, davvero tante, sono espressioni del territorio che in qualche maniera verranno cancellate definitivamente. Io ringrazio il consigliere regionale Elisa Venturini. Se mi permetti, dimmi. Solo una battuta, io dico che bisogna essere fiduciosi perché ho visto che su più fronti ci si sta muovendo, partendo da un livello che è quello regionale dove comunque ci sono delle spinte che si stanno rivolgendo verso Roma, ma poi anche i vari partiti politici. Si tratta di fare sistema, di essere perseveranti. Questa è l'unica soluzione per riuscire a portare a casa un obiettivo. E sarebbe l'occasione buona che i politici romani, o meglio i politici veneti che sono a Roma, facessero squadra davvero per risolvere un problema che comunque sta poi a cuore a tutti i politici, perché poi le emittenti televisive, grandi o piccole, vengono sempre comunque utilizzate e noi siamo contenti poi di essere usati, perché la comunicazione tra la gente e la politica deve passare attraverso anche queste piccole emittenti. E anche per questa nuova edizione del TG Padova è tutto, vi lascio la programmazione di Caffè TV24 ed Eleonora Passarella, un buon proseguimento di serata.